La città di Siracusa rende omaggio ad Aldo Litterio Gilistro, già sindaco di Siracusa, e lo fa con una targa, un ricordo che rimarrà nella memoria dei siracusani. Quest'oggi è la scopertura della targa in suo onore. Oggi noi dedicheremo questo slargo di questa città, questa rotatoria tra due vie molto importanti alla nostra città, Corso Gelone e Viale Paolo Orsi, alla memoria di un sindaco di questa città che ora non c'è più, di un amico, io dicevo poco fa, che purtroppo in giovane età è venuto a mancare. La sorte, la vita purtroppo ha fatto sì che non potesse più proseguire quella che era la sua attività politica, che lui ha fatto sempre con molto trasporto e molto amore verso questa città. E la riprova sta proprio nel fatto che lui, c'è stata una richiesta da parte di tantissime persone affinché si ricordasse Aldo Gilistro, affinché si dedicasse una parte di questa, un luogo di questa città alla sua memoria. Oggi siamo qui, dopo aver superato quella che è l'inevitabile trafila burocratica, a scoprire questa targa che da questo momento in poi questo luogo della città appunto si chiamerà Largo Aldo Gilistro, e che è stato un mio predecessore, ma più che altro, come dicevo poco fa ai vostri colleghi, io lo ricordo come un amico, come un eravamo giovani professionisti tutti e due che ci accingevamo alla nostra attività. Lui poi proseguiva con la politica, io ci sono arrivato dopo, e quindi è un momento anche emozionante anche per me. Riusciva a unire, come molti hanno già ricordato, le migliori caratteristiche umane a quelle di amministratore, è così? Sì, sicuramente Aldo era questo, e io devo dire che però sono delle caratteristiche, se mi consente, che dovrebbero avere tutti gli amministratori, perché prima di fare il freddo amministratore bisogna essere anche, poi ognuno di noi sa il nostro carattere, certe volte si riesce a dimostrarlo di più, altre di meno, come nel caso mio, certe volte io dimostro cose che non so, forse per la mia timidezza o altro, però bisogna, la dota umana è la cosa principale che uno deve avere, ed essere vicino alla gente, capire quelli che sono i bisogni della gente. Purtroppo oggi, per il momento che attraversiamo, chiaramente non sempre è possibile dare delle risposte, anzi siamo in un momento di difficoltà enorme in una terra come la nostra che ha bisogno di quello che forse è la cosa principale, tanto lavoro, e purtroppo il lavoro viene a mancare anche nelle zone più ricche del nostro paese, naturalmente nel meridione lo risentiamo di più. Un grande giorno oggi per ricordare un personaggio importante per Siracusa. Qual è il vostro stato d'animo? Lo stato d'animo è emozionato, siamo veramente emozionati di aver avuto questo riconoscimento per una persona che per me è stata il mio secondo genitore, il mio padre, e che ho perso purtroppo in tenera età anch'io come i suoi figli. È un uomo eccezionale, sono emozionato, onorato, lusingato di aver avuto un fratello di queste capacità umane, di questa grande generosità, e voglio che la gente lo ricordi più che per la sua sindacatura, per il suo attività politica, ma voglio che lo ricordi come lo ricordano i suoi cari, tutti i suoi amici, i suoi alunni soprattutto, per la sua umanità e per la sua generosità. E lui è stato generoso, si può essere generosi donando, facendo l'elemosina, donando, essendo presenti anche sul territorio economicamente, ma il fatto che lui abbia donato la sua vita, abbia donato la vita per questa città, per me, mio fratello, rimarrà sempre un eroe di questa città, più che un politico. Lo dico proprio col cuore in mano, si preparano i discorsi, io non ho preparato nulla, tutto quello che dico sgorga dal mio cuore in questo momento, e io sono veramente lusingato di aver avuto un fratello così, e ho detto prima grazie, e lo dico proprio davanti a voi, se esiste ancora un al di là, grazie Aldo di essere esistito per noi, grazie.
Sicuramente di mio padre non dimenticheremo mai i principi. È la cosa certa che ci ha lasciato, che ancora dentro di noi è la certezza di voler vivere non solo per la famiglia, che è ovvio e scontato, ma proprio per la città. Noi abbiamo vissuto con lui tutte le sue possibili candidature, le sue possibili vittorie e sconfitte, perché ce ne sono state anche di quelle, anzi probabilmente alcune sconfitte, non solo ovviamente politiche, ma anche, come si diceva prima, morali, sono quelle che poi hanno portato alla sua prematura scomparsa. Nessuno di voi ha pensato di raccogliere il testimone della carriera politica di vostro padre? No, fortunatamente no, perché sicuramente abbiamo vissuto in famiglia quello che era poi, diciamo, la voglia di fare politica, però anche poi il dramma, insomma, sicuramente per chi lo faceva in maniera accorata è difficile gestire le emozioni che ti può dare la vita politica. Fortunatamente no, anzi noi siamo tutti e due fratelli, siamo fuori, viviamo ormai assieme da anni, però è bellissima questa occasione perché siamo ritornati qui e ci sentiamo abbracciati dalla città che ha scelto di fare questo omaggio e siamo felicissimi per l'amministrazione pubblica che l'ha scelto. E per i nostri amici e per tutti gli alunni, insomma abbiamo scoperto un mondo che conoscevamo in parte, di gente che ancora a distanza di 12 anni è lì a ricordare con affetto, con molta gioia mio padre, e questo per noi è una ricchezza in più che si aggiunge a quello che già era il ricordo bellissimo che avevamo. Una caratteristica che le piace ricordare dell'uomo Aldo Gilistro e del politico? Ma diciamo una caratteristica, io direi semplicemente la forza, il coraggio, la forza, quello ce l'aveva in tutto quello che faceva, quindi diciamo non aveva molto tatto poi alla fine nel gestire le emozioni, però sicuramente era una forza. E poi a livello politico forse la caratteristica migliore, oltre all'intelligenza fine, acuta, era la generosità, cioè saper prendere la politica come una missione, e questo penso che sia una cosa rarissima oggi.